Ho capito, ma nel frattempo sei arrivato in ospedale, Federico, non è come fa. Allora, non si sta proprio in mezzo alla situazione che vabbè, di Roma, di Roma. Sei rimasto attaccato purtroppo il cordone ombelicale, poi è stupendo. Però Marco, che belle notizie, cioè finalmente dei piccoli grandi quotidiani, cioè questo paese dimostra, anche con questa cosa, che poi nell'emergenza sa come muoversi. Cioè le persone sanno cosa fare e sanno far nascere un bambino, lo sanno accogliere. Cioè, io so che è bellissimo questo, cioè non è un paese così disastrato, così sciatto e malandato. In un'emergenza questo paese si deve muovere. Che tra l'altro è fatto male. Tu dici che sono storie che raccontano l'Italia bella. Che c'è anche un'Italia bella, non è solo un'Italia insomma connessa, bello. Scusate, ma non è che delle cucinerò per loro, poi tornerò in casa con tante emozioni e nuove.
Che
già morto. Del Comitato Paralimpico.
chi vive da tanto tempo con delle difficoltà magari è avvezzo a vivere le storie di ordinaria giustizia. Magari non con taxi, magari ti capita di dover accedere da un ingresso secondario in mezzo ai sacchi di immondizia per entrare in un edificio piuttosto che. Ma posso dire che è quasi stata più spiacevole l'attenzione che è stata dedicata. Perché a un certo punto io da dirigente sportivo, insomma, abbiamo fatto tante cose di belle in questo paese come movimento, nessuno ne ha mai parlato così tanto come quando poi un giorno, ahimè, vivi una situazione disabilitante. Però e vediamo anche in questo modo, cioè che se ne è parlato, perché tu sei un personaggio pubblico, ma si sa quante altre volte succede. D'altro canto, quando io ho detto, bene, se ne è parlato perché è capitato a me, io sin dalla prima, primo minuto in cui è emersa la notizia mi sono posto nei panni di tutte quelle mille più storie di ordinaria giustizia lungo e largo del paese che quotidianamente si consumano con i riflettori spenti e nessuno ne parla. Quindi se questo può essere utile per tutti gli altri, venga, perché quantomeno segnala una cosa che è stata detta nel servizio, e ribadisco, che purtroppo la battaglia, tra virgolette, per il rispetto dei diritti delle persone disabili è su un piano inclinato, non ci possiamo mai permettere calli di attenzione, perché nel momento in cui questo dovesse avvenire rischiamo di tornare indietro. E quello che è successo a me e che succede tutti i giorni, ma nessuno lo sa, in lungo e largo del paese, magari per un'integrazione scolastica di un bambino disabile grave che non viene realizzata nei giusti termini, per un'assistenza domiciliare di un disabile grave gravissimo, di un anziano non autosufficiente, per un diritto al lavoro non rispettato, nessuno ne parla. Allora, se ogni tanto succede a noi che possiamo in qualche modo metterci a disposizione, ben bene. C'è la giornalista Mario Paolo, c'è voluto. No, che mi fa stare in. Si accompagnano alle altre, nel senso che le barriere architettoniche sicuramente sono un problema, però è anche vero che è molto difficile poi affrontare una barriera architettonica nella misura in cui si ha la disponibilità da parte di chi la deve abbattere nel prendere le misure per abbatterla. Le barriere della stupidità, della mancanza di solidarietà di una società che dovrebbe essere solidale con coloro che io definisco la minoranza non atletica della popolazione, quelli che non riescono a correre, beh, quelle sono ben un po' più dure da battere. E devo dire che la situazione che ha vissuto questo paese negli ultimi anni, dalla quale mi auguro si stia cominciando a uscire, non ha aiutato, perché gli enti locali sono andati in sofferenza economica, per cui tutti quei Ma no, non lo guardo, ma si mosca, mi stanno proprio...